Partiremo intanto da qui, dai Filippini, con l'indicazione di quello che sarà il logo per Agrigento 2020 e sarà premiata la vincitrice di questo concorso di idee. Sono arrivati circa 70 elaborati e ha vinto una giovanissima architetto di Cesena che verrà apposta qui. La conosceremo, la premieremo e da quel momento il logo di Agrigento 2020 potrà essere speso e sarà speso la sera stessa proprio sul palco sui palchi di Piazza Stazione. Da Piazza Pirandello, a partire dalle 5:30, i nostri gruppi locali, Tamura, i gruppi folclorici agrigentini, Casa del Musical con momenti di flash mob, poi arriveremo a Piazza Stazione con questo momento finale di condivisione di musica con la partecipazione di tanti artisti. Mi piace ringraziare tanti artisti legati all'Agrigento che con questo atto d'amore partecipano, sapendo che il Comune è un'operazione che è organizzata a costo zero, non metterà un solo euro per questa importante, comunque importante pomeriggio. Per gli spostamenti, siccome saranno chiuse diverse strade, soprattutto dell'area interessata alla sfilata e al concerto, è prevista anche una navetta che da Piazza Ugo La Malfa, con tempi di ogni 15 minuti, salirà su verso il centro. Quindi chi vuole lasciare le macchine nella parte bassa lo può fare, anche per avere maggiore comodità di movimento e evitare problemi di traffico. Mi piace dire che questo è un momento, un obiettivo condiviso, collettivo. È Agrigento che ha vinto, nel senso che ha vinto questa barriera ad essere inseriti nella